Lascio la parola a Gianni, grazie. Buonasera a tutti, siete tanti, mi fa molto piacere vedere che siete in tanti. La serata è il video veritas, quindi cose che ci vengono dette, non ci vengono dette, ci vengono dette in maniera distorta. Allora, avete mai sentito un politico parlare esprimendo contrarietà alle fonti rinnovabili in maniera esplicita? Nessun politico vi dirà mai che le rinnovabili non sono una cosa buona e giusta. Così come sull'efficienza energetica, che è già un tema un po' meno conosciuto, però ai politici è molto conosciuto, dovete sapere che l'efficienza energetica è il nostro vero giacimento di petrolio, ma a differenza del petrolio non sporca, non inquina e crea moltissimo lavoro, perché l'efficienza energetica ha bisogno di moltissima manodopera. Mentre la raffinazione del petrolio, l'estrazione del petrolio, il trasporto del petrolio ha bisogno di moltissimi capitali, l'efficienza energetica, quindi mettere a posto gli edifici, sistemare i processi produttivi, ha bisogno soprattutto di moltissima manodopera. Non sentirete mai un politico dire siamo contrari. Allora cosa succede poi nella realtà? Che nelle televisioni escono ogni volta che dicono abbiamo fatto una legge che aiuta questo settore. Ma cosa succede? Che per quanto riguarda l'efficienza energetica abbiamo fatto come al solito, come facciamo noi italiani, abbiamo normato troppo. Sui telegiornali viene fuori abbiamo fatto questa legge, abbiamo recepito questa direttiva. Sì, è vero, peccato che l'hai fatto troppe volte e ogni volta sei andato in contraddizione con le norme precedenti. Quindi cosa succede? Che nella pratica chi lavora in questo settore lo sa, non sa che cosa fare, non sa come fare il proprio lavoro, perché c'è una norma che dice vai a destra e c'è una norma che dice vai a sinistra e magari c'è una terza che dice stai in mezzo. Quindi l'efficienza energetica, che potrebbe creare centinaia di migliaia di posti di lavoro, perché abbiamo da rifare l'intero paese, è ferma al palo. Abbiamo queste norme che sono in contraddizione tra di loro, abbiamo la cronica mancanza di decreti attuativi, sapete che i decreti attuativi sono una delle croniche mancanze dell'Italia e anche in questo caso non facciamo eccezione, e abbiamo che manca la finanziabilità. Però in televisione sentirete solo il politico di turno dire che l'efficienza energetica è una cosa buona e giusta e hanno fatto una legge in tal senso. Per le rinnovabili in questo momento fanno molta fatica a parlarne, infatti non se ne parla assolutamente in televisione. A me non mi vedete mai in televisione, un anno e mezzo non mi hanno mai intervistato sulle energie rinnovabili perché hanno una posizione indifendibile. Nell'ultima legislatura hanno fatto 10 norme tutte contrarie alle rinnovabili, e una la capite anche voi, perché una è l'accatastamento, cioè chi ha un impianto fotovoltaico superiore ai 3 kW per unità abitativa è costretto ad accatastarlo, sale il valore catastale, salgono tutte le tasse conseguenti. Quindi io in televisione cercavo di andarci tempo fa, ma semplicemente le energie rinnovabili non sono, esattamente, non fa fascino. Non passano notizie indispensabili, ma passano quelle del Presidente del Consiglio che dice ti abbasso la bolletta elettrica del 10%, mi faccio risparmiare 10 miliardi di euro. Non è passato il fatto che per farlo ha rovinato vie più le rinnovabili e la reputazione dell'Italia, perché è andato a normare una norma retroattiva. E non occorre essere laureati in legge per sapere che la norma retroattiva è quanto di più deleterio possibile. Allora, lo sapete che persino l'Enel, notizia di questa settimana, l'Enel ha fatto causa allo Stato italiano. L'Enel, avete sentito questa notizia in TV? No. Lo sapete che la corrente elettrica ha dimezzato il suo costo negli ultimi 3 anni. La corrente elettrica all'ingrosso è passata da 74 euro a 40-45 euro per merito delle rinnovabili. Ogni punto percentuale in più di penetrazione delle rinnovabili è un euro in meno di costo all'ingrosso.
all'ingrosso. Questa è un'altra cosa che la televisione non vi dice, che i politici non vi dicono. Abbiamo fatto questa norma retroattiva, ci siamo rovinati a livello internazionale perché gli investitori dicono: io non vengo più a investire in Italia, non ci vengo più. Quindi tu mi cambi le regole anni dopo che le hai fatte. 6 mesi fa il presidente della Toshiba Europa è venuto in Italia perché voleva conoscere la situazione della politica energetica in Italia. Il presidente di Toshiba Europa da Monaco ha preso l'aereo, è andato a parlare con un politico per sapere la situazione della politica energetica italiana. Sapete con chi è andato a parlare? Ha in mano il microfono in questo momento. Non l'avevo chiesto io, ma io mi sono specializzato solo su quello, energia rinnovabile, efficienza energetica. Ho parlato con tutti gli operatori, tutti gli stakeholder. A un certo punto uno di questi mi ha chiamato e mi ha detto: guarda che il presidente di Toshiba vuole venire a parlare con te. Ha preso l'aereo da Monaco, ha parlato con me e poi se ne è tornato a casa. però con lui sto continuando a dialogare perché porti in Italia un centro di ricerca e innovazione, un centro studi, perché lo sanno che sono... Quello che passa sui giornali da 2 anni a questa parte è che le fonti rinnovabili ci costano perché hanno dei sussidi e che sbilanciano la rete e che non sono programmabili. Allora, 2 di questi 3 pseudo difetti li ha smentiti il presidente di Enel la settimana scorsa. C'è il video, è venuto in commissione la settimana scorsa, ha detto: non è vero che le rinnovabili non sono programmabili. Sono programmabili esattamente quanto le altre forme, perché ormai abbiamo dei software, degli algoritmi di previsione e abbiamo le centraline meteo, 7.000 centraline meteo sparse per l'Italia, che ci danno la situazione per il giorno dopo, tale che il margine di errore è uguale a quello della produzione classica. Per quanto riguarda lo sbilanciamento non sto a entrare nei dettagli tecnici, ma non è vero, basta semplicemente dotare dei sistemi di accumulo che saranno il pezzo finale del puzzle che chiuderà il cerchio. Nel momento in cui noi abbiamo implementato anche i sistemi di accumulo, le rinnovabili diventeranno assolutamente egemoni. Allora, un'altra notizia che non passa è che le grandissime banche, le grandi multinazionali hanno già dichiarato esplicitamente che le rinnovabili convengono di più. La Citigroup, che è una delle grandissime banche mondiali, negli Stati Uniti ha fatto uno studio. Eppure in presenza dello shale gas, che molti di voi conosceranno, sapete, è abbassato moltissimo il prezzo del gas negli Stati Uniti, costa la metà rispetto al resto del mondo, pur in presenza dello shale gas, la Citigroup ha titolato il suo rapporto: l'era delle rinnovabili è iniziata. Costa di meno, perché tenendo conto la difficoltà e l'incertezza dell'approvvigionamento e la tassazione che aumenterà sulle fossili, perché aumenterà, le rinnovabili convengono di più, conviene investire là. L'Arabia Saudita, che la conoscete benissimo come produttore di petrolio, ha già in appalto 100 miliardi di euro di energia rinnovabile, di impianti di energia rinnovabile. L'hanno capito perfettamente che il futuro è quello. C'è una persona finora che non l'ha capito, peccato che occupi un posto piuttosto elevato. Un'altra cosa che non dicono sono quello che voi pagate tutti i giorni. Quando andate a fare il pieno di benzina al distributore o andate alle poste a pagare il bollettino dell'elettricità, voi pensate di aver pagato. Sono a posto, abbiamo pagato. No signori, avete pagato la punta dell'iceberg. Avete pagato la punta dell'iceberg. Avete pagato il prezzo del combustibile o dell'energia. Non avete pagato tutte le esternalità, cioè i danni ambientali e sanitari che causano tutti i giorni. Li ha calcolati dall'Unione Europea con un rapporto 3 settimane fa, con i dati 2012 si parla di 300 miliardi di euro. E questi sono soldi che pagate voi tutti i giorni. Se riuscissimo nell'intento di far pagare queste esternalità a chi le produce, le fonti fossili andrebbero fuori mercato in un nanosecondo.
ma ovviamente finché detengono il potere economico, finanziario e quindi quello politico, non ne veniamo fuori. E finisco con la parte più grossa. David lo ha detto velocemente di Juncker, che è lussemburghese, e lo ha detto, Lussemburgo è sede di moltissime banche nelle quali le multinazionali portano i loro soldi facendo elusione fiscale. Allora noi abbiamo almeno 32.000 miliardi che sono nei paradisi fiscali. Il più grosso paradiso fiscale al mondo è Londra, poi abbiamo la borsa di New York, poi abbiamo lo Stato del Dakota, abbiamo il Lussemburgo. Le banche italiane, quasi tutte le banche italiane, hanno la sede fiscale nel Lussemburgo. La Fiat dov'è che è andata? Ah, è andata anche lei. L'Unione Europea perde 1.000 miliardi di euro all'anno in elusione fiscale. 1.000 miliardi in elusione fiscale. E qui veniamo al vertice di tutte le piramidi, che è il vertice finanziario. È il vertice finanziario. Noi abbiamo 600.000 miliardi di euro in derivati, in prodotti derivati, 600.000 miliardi. Voi sapete che il debito pubblico nostro sono 2.000 miliardi di euro. Ecco, i derivati che circolano per il pianeta sono 600.000 miliardi e il 90% di questa cifra inimmaginabile ce l'hanno in mano quattro banche. Quindi tutto quello di cui parliamo sono briciole rispetto al fatto che abbiamo la grande finanza che ci domina letteralmente. I 2/3 delle transazioni che vengono fatte nella borsa di New York sono transazioni fatte in assoluta autonomia dai computer, in totale autonomia da algoritmi di calcolo che vanno a cercare la migliore operazione da fare in quel nanosecondo e disfarla pochi nanosecondi dopo. La borsa di New York si sta dotando dei sistemi laser che sono quelli dei militari, dei caccia, perché la fibra ottica è diventata troppo lenta. Queste tecnologie in questo momento gli consentono di fare 600 miliardi di operazioni al secondo. 600 miliardi di operazioni al secondo. Ci sono aziende che comprano dati in formato digitale, rapporti mensili, li comprano con 2 secondi di anticipo rispetto alla pubblicazione ufficiale, perché 2 secondi fanno una differenza spaventosa. Queste stesse aziende vanno nelle migliori università americane, vanno a beccarsi i migliori cervelli informatici, matematici, per limare pochi nanosecondi a questi algoritmi di calcolo, perché in pochi nanosecondi fanno guadagni immensi. Questo si chiama in gergo tecnico HTF, high frequency trading, cioè operazioni ad altissima velocità, e sono per alcune banche sono il 100% delle loro operazioni, per la media delle banche sono il 90% delle loro operazioni. Non ci sono più soldi per l'economia reale, signori, perché i soldi sono tutti sull'economia virtuale, perché lì si guadagnano cifre spaventose. È per quello che non ci sono più soldi per l'economia reale, perché alla banca fare un'istruttoria su un progetto reale, con un rischio reale, ci vuole un mucchio di tempo. Si guadagna molto di più con la finanza virtuale. La bolla del 2008 scoppiata, che ci ha portato a pagare 30.000 miliardi di euro alle banche e a indebitarci noi con denaro pubblico per salvare le banche, sta ancora dispiegando i suoi effetti, ma non è cambiato assolutamente nulla. Non è cambiato nulla. Anzi, le grandi banche sono ancora più grandi, i grandi dirigenti guadagnano ancora di più, la bolla su cui siamo seduti adesso è grande il doppio di quella del 2008. Tutte cose che i mass media non vi vengono a dire. Non vi vengono a dire. Quindi noi con queste serate cerchiamo di portarvi anche questo tipo di informazioni. La prossima volta che andate in banca provate a chiedervi come vengono gestiti i vostri soldi, e non pensate che i vostri soldi contino poco, perché con il meccanismo delle leve finanziarie voi portate in banca 1.000 euro, loro con quei 1.000 euro ci fanno speculazioni per 500.000, hanno una leva finanziaria da 1 a 500, quindi non pensate che la vostra goccia sia piccola. Grazie.